Noi dobbiamo essere preparati a vivere in un mondo sempre più militarizzato, sempre più guerreggiato, perché non potete pretendere che così coloro che stanno vivendo il saccheggio continuino a subirlo passivamente. Se non si possono, se non possono reagire in maniera legale, perché magari gli eserciti legali sono d'accordo con gli usurpatori e quindi non interverranno mai, ebbene si organizza attraverso il terrorismo. Qualcuno dovrà cominciare a fare una lettura del perché oggi l'Occidente è così odiato. Che cosa hanno da rimproverarci? Noi mettiamo sempre sul piano religioso, ma mettiamo sempre sul piano etnico, che sono le letture più semplici, sono quelle che ci consentono poi di condannare queste popolazioni. Ma c'è qualcosa di più profondo. E qualcosa di più profondo è che questi popoli sono stufi di continuare a subire i nostri soprusi. Quindi ecco, se noi decidiamo di continuare a fare i prepotenti della terra, dobbiamo essere pronti a vivere in un mondo sempre più violento. Questo deve essere il tipo di mondo che facciamo, ereditiamo ai nostri, lasciamo ai nostri figli. E dall'altro, l'altro grande rischio che noi abbiamo di fronte a noi è quello di essere così conquistati e assaltati sempre di più da masse enormi di migranti, di persone che non possono più vivere a casa loro, che sentendo che qui si balla, si canta, siamo nella torretta d'avorio dove si butta fuori un sciotto di pollo, dove c'è anche un sacco di carne attaccata, e loro invece vanno alla fame, chi è che non vorrebbe entrarci? Tanto più che noi siamo così intelligenti che il nostro modello di vita, in maniera così artificiosa, lo mostriamo attraverso il satellite, lo facciamo arrivare a qualsiasi paracopolo del mondo, per cui questa gente in televisione vede un mondo irreale che non esiste, dove tutti sono felici, contenti, straricchi, tutti viaggiano su auto lussuose e nessuno lavora, ovviamente, perché del lavoro nessuno passa. E chi non vorrebbe entrarci in un luogo così? Questo è il paradiso di terra, altro che il paradiso che promette il Corano, è già il paradiso. Per cui oggi questa gente che è disposta a sfidare anche l'olio bollente che viene buttato dalle muraglie. Ecco, quindi ecco, dobbiamo essere preparati a subire così l'avanzata di milioni di persone che appunto cercheranno di entrare in questo mondo e di rilievo dove appunto si sta tutti bene. Quindi ecco, se questa prospettiva non ci piace, non abbiamo che un'altra strada di fronte a noi, che è quella di cominciare a chiederci come possiamo cercare di vivere utilizzando meno risorse e producendo meno rifiuti. Questa è la posta in gioco. È possibile cominciare ad organizzare uno stile di vita a livello personale, ma anche a livello collettivo, che appunto si pone come obiettivo quello di soddisfare i nostri bisogni utilizzando meno risorse e producendo meno rifiuti? Questa è la posta in gioco. E la risposta è assolutamente sì. Ecco, allora ecco l'idea della sovrietà, la proposta della sovrietà che entra prepotentemente in scena, precisando che la sovrietà non significa il ritorno al tempo in cui avevamo soltanto la candela per farci luce la sera o al tempo in cui si moriva per terra. No, non è questo il punto. Non è questo il punto. Il punto è quello che dicevo prima. Tanto più che se fossimo abbastanza intelligenti da organizzare in maniera diversa la società, ne avremo a sufficienza per consentirci a tutti di poter soddisfare i nostri bisogni, no? E senza dover rinunciare assolutamente a ciò che è necessario. Allora ecco, la grande sfida che noi abbiamo di fronte a noi, quella che secondo me dovrà essere l'agenda di cui tutti i partiti seri dovranno occuparsi da qui al prossimo futuro, è cominciare a chiederci come possiamo trasformare questa economia che è tutta orientata verso la crescita. Noi siamo stimolati di continuo a consumare sempre di più, se tutti ci dicono che dobbiamo produrre sempre di più, ecco, dobbiamo invece fare un'operazione al contrario. Dobbiamo cominciare a chiederci come possiamo raffreddare la produzione e il consumo e nel contempo non rinunciare a vivere dignitosamente, anzi a garantire di vivere dignitosamente a tutti. Questa è la grande sfida che noi abbiamo di fronte a noi. Precisando che sul piano personale la sovrietà è un qualcosa di estremamente semplice. Uno dei primi obiettivi della sovrietà è quello di evitare gli eccessi. Cosa sia l'eccesso è più una questione filosofica che non una questione economica. Se noi cominciassimo a discutere tra noi su cosa sia l'eccesso, sono certo che si accenderebbe una discussione molto animata, arriveremmo tra 2 ore e non saremmo giunti a una conclusione, perché ci sono tutti i particolarismi
e ci sono tutti gli aspetti personali che entrano in gioco, ma c'è un ambito dove l'eccesso si può misurare in maniera scientifica, e questo ambito è l'ambito alimentare. Ogni volta che noi saliamo sulla bilancia e scopriamo di essere un netto di più di quello che ci dicono le tabelle dietetiche, beh, ci piacciamo meno se non è l'eccesso, non c'è niente da fare. Non è poca cosa tentare di definire che cos'è l'eccesso in ambito alimentare, perché i prodotti per agricoltura hanno un altissimo impatto ambientale e ce ne sono alcuni che hanno un impatto spropositato. Uno di questi è la carne. Noi non immaginiamo mai cosa ci sia come zaino ecologico dietro alla carne. La bestia da macello, dal punto di vista dell'efficienza, è una macchina da rovescio. Ci vogliono 7 calorie vegetali per produrre una caloria animale. Chi mangia carne a fini energetici commette una bestemmia dal punto di vista dell'efficienza. Ma la cosa più sorprendente, parlando di carne, è la quantità di acqua che ci vuole per produrre carne. Per produrre un chilo di manzo ci vogliono 15 tonnellate di acqua. Ogni volta che noi consumiamo una fettina di un etto, è come se ingurgitassimo una botte di acqua di una tonnellata e mezza. E dove sta tutta quest'acqua? Beh, sta facendo in casa tutto ciò che è servito alla bestia sul piano del foraggio, sul piano del mangime, sul piano della pulizia grastale, un appartamento, eccetera, eccetera, nel corso della sua vita. Se vengono fuori questi numeri, e sono numeri che danno le Nazioni Unite, quindi non è che siano numeri preziosi, sono numeri ufficiali, no? Ecco, per cui il trovare la giusta misura in ambito alimentare è importantissimo, perché ha un impatto enorme. Se noi dovessimo estendere a tutti gli abitanti della Terra il nostro consumo di carne, che si attesta attorno a 90 kg pro capite all'anno come media, beh, insomma, le terre coltivabili non basterebbero neanche più per alimentare le bestie da macello, non ne avremo più per fare il pane, non avremo più per fare la pasta, eccetera, eccetera. Quindi ecco, dobbiamo ritrovare il senso della misura. Allora, il primo imperativo della sobrietà è proprio questo: ritroviamo il senso della misura. E per ritrovare il senso della misura bisogna porsi una domanda molto semplice ogni volta che stiamo per comprare qualcosa: ne ho davvero bisogno? Allora, se cominciamo a porci questa domanda, e ci facciamo un esame di coscienza serio, onesto, e può darsi che tanto è possibile lasciamo l'altra persona, perché alla fine scopriamo che stiamo per comprare non perché ne abbiamo davvero bisogno, ma perché stiamo comprando sotto il condizionamento della pubblicità, sotto il condizionamento della moda, eccetera, eccetera. Ecco, per cui questo è un atteggiamento nuovo che dobbiamo assumere per cercare di raggiungere questo obiettivo del ridurre i nostri consumi. Poniamoci questa domanda: ne ho davvero bisogno? E poi a seguire ci sono tanti altri consigli che possiamo dare: cerchiamo di consumare locale invece che globale, perché ogni volta che i prodotti si spostano consumano energia, producono anidride carbonica. Cerchiamo di comprare facendo attenzione agli imballaggi, in modo da ridurre la quantità dei rifiuti che noi produciamo. Cerchiamo anche di consumare in una maniera quanto più collettiva possibile. Io so che avete avuto una conferenza che vi ha fatto chiavarci sul treno e sui mezzi pubblici. Ecco, ma se noi vogliamo andare in una direzione in cui noi garantiamo a tutti la possibilità di poter soddisfare i propri bisogni, cercando di utilizzare meno risorse possibili e produrre meno rifiuti possibili, dobbiamo andare inevitabilmente verso un maggior uso collettivo dei beni durevoli. E il mezzo di trasporto è uno di questi. Certo, parlando del trasporto, si impone intanto l'esigenza di cominciare a diversificare il mezzo di trasporto. Le piccole distanze le facciamo a piedi. Distanze che vanno oltre 2 km, le facciamo in bicicletta. Fino a 12 km nessun problema. Dopo ci vuole un mezzo motorizzato, scusate. Ma non è detto che ci debba volere un mezzo privato. Il mezzo pubblico è quello che ci consente di poter soddisfare il bisogno di più senza inquinare e utilizzare l'energia e le risorse possibili. E questo stesso ragionamento lo possiamo fare per tantissimi altri prodotti. Ecco, la cosa che mi interessa aggiungere è che ci sono tante famiglie oggi che stanno facendo la sperimentazione della sobrietà. Non so quanti di voi hanno sentito parlare, per esempio, di bilanci di giustizia. Sono un centinaio, 200-300 famiglie organizzate per cercare di stimolare un consumo più sobrio da parte delle famiglie, e hanno proprio strutturato un metodo che si basa su un certo tipo di portabilità, un metodo che si basa sulla condivisione, sull'incontro, sul cercare di superare i problemi.
Bene, la cosa interessante di queste famiglie è che la sobrietà non soltanto è possibile, ma addirittura è conveniente. Cioè alla fine dell'anno si scopre che c'è la spalla. E con questi chiari di luna non è cosa da poco il constatare che possiamo vivere bene addirittura risparmiando. Ma la cosa, ma il vantaggio principale, prima ancora che essere sul portafoglio, è sulla qualità della vita. Noi dimentichiamo sempre che viviamo in una società sempre più schizzata, siamo in una società sempre più stressata, siamo tutti di corsa, siamo tutti ansiosi, o addirittura al contrario possiamo essere depressi, cioè ci rendiamo conto che sul piano psichico e sul piano affettivo noi non viviamo una bella vita. No, anzi viviamo una vita piuttosto deprimente. Allora ecco, la cosa interessante è che se si comincia ad orientare, ad entrare nell'ordine di idee di consumare di meno, alla fine ci si guadagna sul piano della qualità della vita. Perché ci si guadagna sul piano della qualità della vita? Perché noi ogni volta che pensiamo al consumismo ci ricordiamo sempre così dello status symbol che riusciamo a conquistare se consumiamo di più, se riusciamo ad ostentare certi beni e certi prodotti. Ma dimentichiamo che per comprare abbiamo bisogno di soldi. Noi possiamo avere tutti i sogni che vogliamo sul piano del consumo. Possiamo andare al supermercato e buttare nel carrello della spesa tutti i prodotti che vogliamo. Poi però dobbiamo passare dalla cassiera. A quale cassiera? Se sganci ti fa passare. E se non sganci ti torna tutto sugli scaffali. Allora ecco, grande problema, come riusciamo ad ottenere i denari? Beh, c'è qualcuno che ha i beni al sole, o c'è conti in banca, riesce a fare le sue speculazioni finanziarie, se gli va bene la sera alla mattina riesce a raddoppiare il suo capitale, ma questa è così una prerogativa di pochi. La maggior parte della gente deve semplicemente andare al lavoro.